Qui alla battitura organizzata dai radicali davanti il carcere di Regina Coeli incontriamo Christian, che è appena uscito da Regina Coeli. Christian, tu ci puoi offrire una testimonianza diretta della situazione carceraria? Hanno ragione questi radicali? Guarda, io apprezzo molto il lavoro che fanno queste persone, è una grandissima cosa, ci dà grande speranza. E per quanto riguarda la situazione carceraria, il sovraffollamento è un termine riduttivo. Io non voglio parlare male contro nessuno, non voglio puntare il dito contro nessuno assolutamente, perché non è mia competenza, ma le condizioni invivibili è dir poco. Capita che 10 persone ammassate per terra, buttate come animali, è una cosa pazzesca, una cosa veramente insopportabile. Se posso aggiungere un'altra cosa, gentilmente, il problema non si risolve così, prendendo le persone per la strada, per ipotesi di reato e le porti dentro. E poi un'altra cosa, tu arresti le persone, le porti al carcere e qual è la loro aspettativa? 5, 6 mesi, 7 mesi chiuse dentro una cella 23 ore su 24. E io che cosa ho imparato? Che cosa? Io prendo il mio esempio, io ho picchiato una persona, l'ho ammesso fin dall'inizio, ho esagerato, l'ho picchiata e tutto quanto, ma tu mi hai fatto fare 5 mesi di galera, che cosa ho imparato? Tutti i giorni chiuso dentro una cella. Allora tu, se vuoi migliorare, vuoi recuperare questi detenuti, cosiddetti detenuti, la mia idea, poi se sbaglio, posso anche sbagliare, prendi queste persone, li porti a lavorare fuori, li porti da qualche parte, come fanno nel carcere di Bollate, avete sentito parlare del carcere di Bollate? Questo è un modello, dovrebbero essere tutti come questo carcere, perché qui siamo veramente buttati, senza ma e senza perché proprio. Christian, possiamo chiederti quanto tempo sei stato qui a Regina Coeli? Sì, io sono uscito oggi, sono stato 5 mesi carcerato, sono uscito proprio oggi, il 22 giugno sono stato arrestato. Hai espiato la tua pena? No, guarda, io, lei consideri che io sono stato 5 mesi in attesa di, purtroppo quello è il sistema giudiziario, non è nemmeno colpa del sistema penitenziario, quella è una cosa a parte, è il sistema di giustizia, sapete com'è il sistema di giustizia italiano. Io sono uscito oggi e sono in attesa di processo tra 3 mesi e in attesa vado agli arresti domiciliari, speriamo che devo pagare per il reato che ho fatto, perché quello è giusto, tutti devono pagare per i loro peccati. Ma qui è una cosa proprio pazzesca. Posso chiederti quanti anni hai? 23 anni. Grazie Christian, grazie della tua testimonianza. Grazie, grazie a voi. La manifestazione conclusiva della 4 giorni di non violenza, di sciopero della fame e della battitura per l'amnistia e per il diritto di voto dei detenuti. Ormai la situazione lo dicono tutti, cioè a chiacchiere sono tutti bravi, dicono che la situazione delle nostre carceri è illegale, ma non fanno niente per rimuovere questa illegalità. Noi abbiamo visitato proprio in questi giorni alcuni istituti penitenziari dove i detenuti sono letteralmente sequestrati in spazi ristrettissimi, a Vicenza in 9 metri quadrati, 3 detenuti per 21 ore al giorno, senza la possibilità di lavorare, senza la possibilità di lavarsi, senza la possibilità di contattare i propri familiari. Questo è assolutamente indegno di uno Stato civile e noi diciamo da radicali amnistia per la giustizia, per l'irragionevole durata dei processi e per carceri che abbiano un minimo di civiltà. Battitura davanti il carcere di Regina Coeli qui a Roma con Irene Testa. Irene, oltre che per la situazione carceraria che è drammatica, questa battitura ha anche un senso per qualcosa di più specifico, dico bene? Sì, certo, noi chiediamo anche che vengano, come dire, accelerate e migliorate le condizioni per poter far votare i detenuti, perché in questi anni abbiamo in qualche modo monitorato, diciamo, cosa avviene nelle carceri nel periodo elettorale.
sociale e ci siamo resi conto, e l'abbiamo anche denunciato più volte, che i detenuti che votano sono pochissimi, ma non perché questi non vogliano esercitare il loro diritto dovere, ma perché le procedure per poterlo fare sono molto complesse e richiedono del tempo. Quindi uno, non viene data mai la pubblicità in carcere, non si fa, i detenuti non sono informati di quali sono le liste se non attraverso la televisione, eccetera. La fatica più grande è quella di richiedere i certificati elettorali, perché i detenuti devono fare richiesta di avere il certificato elettorale, ma questo spesso e volentieri passano dei giorni e non riescono a riceverlo in tempo, e quindi di essere iscritti nelle liste elettorali. Rita ha depositato un'importante interpellanza parlamentare proprio su questo, dove si chiede di accelerare queste procedure, di far sì che anche i direttori delle carceri si mobilitino in qualche modo per rendere più snelle le procedure e per fare in modo che per tempo questa volta i detenuti possano esercitare il loro diritto dovere. Grazie Irene Testa. Beh, intanto ci auguriamo che questo rumore, diciamo, non violento che tra poco si aprirà dalle carceri, non soltanto da quello romano ma da quasi tutta Italia, possa arrivare a quelle orecchie che finora hanno fatto i sordi, hanno fatto finta di non sentire che cosa accade nelle galere italiane. Noi cerchiamo da anni di accendere un faro per denunciare questa vergogna che mette l'Italia agli ultimi posti in Europa per le condizioni di detenzione e che costantemente ci vede condannati in Europa. Quindi io spero e mi auguro che chi ha le responsabilità più grandi nel nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica che oggi stesso ha dichiarato, ma non basta una dichiarazione di indignazione per l'inciviltà delle carceri, occorre un messaggio diretto al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica affinché il Parlamento possa esaminare provvedimenti seri. Noi proponiamo un'amnistia e un indulto. Anche per quanto riguarda il Ministro della Giustizia, devo dire che non sta dando sicuramente un bel esempio di un ministro tecnico che in qualche modo avrebbe dovuto porre un freno e migliorare la situazione. Alla battitura qui davanti il carcere di Regina Coeli a Roma incontriamo Gabriele Ceccarelli dell'associazione Parte in Causa, la neonata associazione antispecista radicale. Gabriele, il motivo di questa tua partecipazione? Allora, due motivi essenzialmente. Innanzitutto perché liberazione umana e liberazione animale sono la stessa cosa. Soprattutto in considerazione del fatto che l'uomo stesso è un animale, per cui non vedo il motivo per cui gli animalisti dovrebbero considerare questa una battaglia che non compete loro. Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, è che credo che allargare il proprio raggio di azione, i propri fronti di battaglia, aiuterebbe di gran lunga il movimento animalista antispecista a uscire dalla nicchia in cui attualmente si trova. Ringraziamo Gabriele Ceccarelli. Alla battitura davanti al carcere di Regina Coeli incontriamo il segretario dei Radicali Italiani, Mario Staterini. Mario, mi sembra che ci sia una certa affluenza, abbastanza buona. Sì, sì, ottima partecipazione, ma è la conferma di una 4 giorni di mobilitazione che in tutta Italia ha dato motivo di organizzarsi durante la settimana, cosa non facile, e in orari anche molto spesso scomodi. E per questo devo dire, anzi, ringrazio i tanti militanti radicali, le associazioni di radicali italiani che sul territorio hanno organizzato tantissime manifestazioni, e credo che sia la conferma di una mobilitazione che in realtà è straordinaria da un anno e mezzo, da quando cioè Marco Pannella il 20 aprile del 2011 ha avviato col suo sciopero della fame una iniziativa che era volta a centrare, a partire dalle carceri, la questione centrale del nostro paese, ovvero come il diritto, lo Stato di diritto, siano la vera risposta per far ripartire tutto, la legalità della nostra vita, la legalità, la serietà dei processi elettorali, sino ad arrivare a quelle che sono invece le priorità di impresa che il nostro paese deve continuare a rivendicare. Mario, quindi diciamo c'è anche un certo sforzo organizzativo
di questa associazione dei radicali italiani che è dislocata su tutto il territorio. Sì, ma guarda, io non voglio inseguire le polemiche che vengono a volte più o meno ad arte alzate, no, semplicemente c'è da riconoscere un lavoro nel proprio piccolo, quelli che eravamo a Roma sono stati a disposizione, Matteo, Maria Veronica, per Riccardo, per l'organizzazione, e hanno diciamo così fatto confluire sul grande sforzo convocato, dobbiamo ricordarlo, se non ci fosse stata oltre a Marco l'iniziativa in questo anno di Rita Bernardini, di Rene Testa, che hanno dato corpo letteralmente, mentre prosegue qua la battitura, letteralmente a questa forma di mobilitazione, non ci sarebbe stata neanche la possibilità di andare a traino. E credo che però in questo momento bisogna dare un riconoscimento all'intera, diciamo così, baracca radicale, della capacità di saper stare sulle iniziative e di creare delle cose che possono anche rappresentare un segnale all'esterno per chi ci passa adesso, ma soprattutto per chi vorremmo che potesse sapere, ovvero potesse conoscere, ovvero quegli italiani che sono in attesa ancora che la RAI rispetti, ed è questo ad esempio un lavoro su cui Radicali Italiani va avanti dopo aver conquistato la vittoria all'autorità che ha portato a delle prime riconoscimenti, seppur parziali. Beh, adesso è il momento, come sempre accade, di andare a far rispettare, e quindi dobbiamo passare a questa fase, e stiamo in questa fase ulteriore, perché fino ad oggi l'unico collo di bottiglia di questa battaglia è stato questo, è stata l'impossibilità degli italiani di poter conoscere, nonostante la legge e le autorità dicono che siamo con noi. Allora la domanda con cui ti lascio, e allora la battitura è dedicata a questo, ma è possibile che in Italia i vertici della RAI, qualsiasi essi siano, le autorità debbano, non abbiano nessun potere rispetto a Ballarò ad esempio, cioè che la redazione di Ballarò sia impunita, non debba neanche sottostare a quelli che sono delle indicazioni aziendali o delle indicazioni, meglio ancora, di legge garantite poi dall'autorità? È la domanda, credo, che dovrebbero farsi in tanti. Grazie a Mario Saderini. Alla battitura davanti il carcere di Regina Coeli incontriamo Geppi Ribba, radicale storico, già segretario, deputato, anche radicale. Geppi, tu sei una testimonianza storica di questa battaglia politica, come pensi che in qualche modo sia cambiata la situazione e l'urgenza? L'urgenza credo sia sotto gli occhi di tutti, credo che in buona sostanza le condizioni delle nostre carceri ci collocano tra i paesi che hanno sicuramente una ridotta capacità di rappresentanza democratica. Esiste però un aspetto che secondo me ancora non è emerso, è noto che il Parlamento, la maggioranza parlamentare è contro l'amnistia, ha una rappresentazione molto particolare legata a una propria visione della sicurezza, dell'immagine di sicurezza che viene proiettata sui cittadini, e direi che siamo molto in ritardo anche nella definizione di alcuni aspetti che stanno emergendo anche in molti paesi, cioè anche sull'utilità della pena quando è svincolata da una capacità di restituire al reo la possibilità di reinserirsi. All'interno di questo scenario è evidente che stiamo costruendo, e i radicali con Marco Pannella lo stanno facendo, una battaglia di lunga prospettiva, drammatica, reale, che parte non da una rappresentazione ideologica ma dai fatti concreti. L'abbiamo ripetuto in tutte le salse, le carceri sono letteralmente sovraffollate, sono in condizioni penose per quanto riguarda la dignità delle persone, e credo che anche alcuni episodi di cronaca recente, anche rispetto ad alcune pressioni che sono esercitate anche su molti dei detenuti da un punto di vista non solo sessuale ma anche della condizione di marginalità di immigrati, testimoniano che un paese che vive una condizione del genere non ha nessuna prospettiva di uscire dalla parabola di crisi che stiamo vivendo.
è un fronte fondamentale. È evidente che la popolazione carceraria non rappresenta l'intero paese, ma rappresenta un livello di coscienza e di consapevolezza. Noi stiamo tentando di iniettarlo stabilmente nella consapevolezza del maggior numero di persone, pur nella coscienza che il sistema informativo non intende fornire una risposta a questo dramma. Ma il dramma è umano, è reale e ci auguriamo addirittura che trovi un riscontro forte proprio nella parte del paese, quella cattolica, nella parte più consapevole del mondo cattolico, che fa dei problemi che riguardano l'individuo, la sua identità e anche la sua coscienza e la sua fede un punto centrale. Ci auguriamo che questo possa essere un allargamento della piattaforma dei soggetti che spingono in questa direzione. Ci auguriamo anche che il prossimo Parlamento abbia una forza maggiore, anche se le condizioni che si vanno prefigurando sono le meno rassicuranti, una legge elettorale che non esiste, una condizione che in qualche modo mira a riproporre gli stessi gruppi dirigenti all'interno del Parlamento, cioè la medesima filosofia che l'anima. La battaglia che i radicali hanno intrapreso è una battaglia drammatica, perché è collegata non ad un riscontro di opportunità, ma è collegata a un riscontro di coscienza, ed è la mission su cui l'intera storia radicale ha costruito la propria legittimità in 60 anni di battaglia politica. Grazie Geppi Ripa, appuntamento su Libri.tv, grazie ancora. Allora, siamo usciti in questo momento dalla ennesima visita ispettiva nel carcere di Regina Coeli, un istituto che, come sappiamo, è per lo più abitato da detenuti in attesa di giudizio, e i detenuti vogliono far sapere appunto che il loro essere in attesa di giudizio è una situazione nella quale lo Stato dovrebbe eventualmente impedire, evidentemente impedire, l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato o un pericolo di fuga. E questo non giustifica in alcun modo lo stare invece reclusi in spazi angusti sostanzialmente per 23 ore al giorno, per 23 ore e mezza al giorno, perché l'ora d'aria è anche la mezz'ora d'aria. E questo istituto va avanti solo grazie davvero alla incredibile abnegazione del personale, riconosciuto da tutti quanti i detenuti, che pure anche davanti al personale hanno lamentato la situazione inumana in cui vivono, e questo significa che sono detenuti, come dire, liberi di poter parlare anche davanti al personale di polizia penitenziaria, e questo significa che abbiamo a che fare con un personale davvero qualificato, ma che svolge anche loro, sono sequestrati e svolgono un lavoro in condizioni assolutamente indegne, e questo istituto va avanti anche grazie al volontariato. Dopodiché, senza il personale, senza il volontariato, siamo di fronte ad una situazione da tortura, ed è questo che hanno voluto dirci tutti quanti i detenuti, che stasera anche daranno luogo alla battitura insieme a noi, ed è questo, sono stato autorizzato a dirlo, che ha voluto dire anche il detenuto Franco Fiorito, che abbiamo incontrato e che ha assicurato sicuramente un suo impegno futuro accanto ai radicali per le carceri, ammettendo la grave colpa di non essersene mai occupato in precedenza, e quindi abbiamo conquistato anche questo militante per le battaglie radicali, indipendentemente dalle situazioni di ciascuno. Qui si tratta semplicemente del rispetto dei diritti umani di tutti.